Covid, 40 nuovi positivi in provincia, vaccinazioni ancora ferme in ASL 5. Il maltempo piomba sullo Spezzino, scatta l'allerta meteo per pioggia e temporali. Arsenale e i sindacati, noi esclusi dalla visita del rappresentante del comando logistico della Marina Militare. Una lezione fuori dal comune, docenti sotto alloggiato per manifestare a favore della scuola in presenza. 1 milione di euro per l'adeguamento sismico degli istituti scolastici, novità tecnologiche per il Parentucelli Arzelà. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la lettura del bollettino relativo all'epidemia Covid-19 alla Spezia in provincia. Sono 40 nuovi positivi al virus nello Spezzino, mentre in tutta la Liguria si registrano 243 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte dei 3.923 tamponi effettuati. Attualmente le persone ricoverate in ospedale sono 154, due in meno rispetto a ieri. Continua a rimanere stabile la terapia intensiva a quota 7. Nell'aggiornamento delle schede decessi in provincia non si registrano nuove vittime, nel resto della Liguria invece le nuove vittime sono 14. Sul fronte della campagna di vaccinazione c'è da segnalare che oggi in ASL 5 non è stata fatta alcuna somministrazione. In tutte le altre province invece la campagna è proseguita con oltre 1044 somministrazioni programmate. Al momento la Liguria ha ricevuto dalla struttura nazionale 49.460 dosi, somministrandone circa l'80%. E parliamo di cronaca, un trentenne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i consueti controlli nel centro storico lunedì pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato 3 persone nella zona di Via Milano. Sottoposti al controllo è emerso che una ragazza minorenne, il fidanzato ventenne, avevano avvicinato il trentenne per poter acquistare dello stupefacente. Quest'ultimo ha negato ogni addebito ma è stato comunque accompagnato in questura per gli accertamenti di rito, dai quali è emerso che era in possesso di 11 grammi di hashish. Il trentenne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e l'ufficio immigrazione sta valutando la sua posizione sul territorio nazionale. E adesso parliamo del maltempo, parliamo dell'allerta meteo. Dopo fasi di maltempo di stampo più invernale, sulla Liguria tornano piogge diffuse e temporali, in particolare sul centro e sul Levante, attesi anche venti forti e mareggiate. ARPAL ha quindi emanato l'allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutti i bacini delle zone B ed E, centro regionale, versanti padani di Levante, oltre ai bacini piccoli e della zona C del Levante, quindi compreso anche lo Spezzino, dove l'allerta sarà gialla dalle 6 alle 23:59 di domani venerdì 22 gennaio. Sempre in particolare per i bacini grandi della zona C, quindi che comprendono anche la provincia della Spezia, l'allerta sarà gialla dalle 6 alle 10. Poi diventerà arancione dalle 10 alle 23:59 di domani, venerdì 22 gennaio. Cambiamo argomento. Una lezione fuori dal comune. Questa mattina alla Spezia insegnanti e studenti si sono trovati sotto Palazzo Civico per chiedere che la scuola in presenza sia un obiettivo prioritario delle istituzioni. Per noi c'erano Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Una lezione vera e propria sotto Palazzo Civico. Con questa particolare modalità di protesta gli insegnanti e gli studenti delle scuole superiori spezzine si sono ritrovati questa mattina sotto il comune per ribadire con forza una sola cosa: la scuola si fa in presenza. È una lezione proprio fuori dal comune nel vero senso della parola. Abbiamo visto in tutti questi mesi riaprirsi ogni genere di attività con tutto il rispetto, salvo che la salute e il benessere dei ragazzi in formazione. Non è più possibile accettare un
continuo rinvio dell'apertura, io parlo principalmente per le scuole superiori, ma anche gli altri ordini sono in sofferenza. È fondamentale che la scuola riparta al 50%, ma che ci sia una sicurezza di continuità in questo 50% almeno di presenza dei ragazzi. Riteniamo necessario in questo momento affiancarci e sostenerci a vicenda, perché pensiamo che sia proprio il momento giusto per dimostrare anche a un governo attualmente che si sta distaccando e si sta sgretolando di come si può stare insieme, si può lavorare insieme. La didattica a distanza, sostengono professori e studenti, ha troppi limiti e nel lungo periodo rischia di presentare un conto salatissimo per la crescita personale dei ragazzi. Abbiamo casi di ragazzi che non vogliono più uscire di casa, ragazzi in depressione, e la formazione che si può garantire in questo modo che vediamo oggi è una formazione palliativa, è un surrogato, non può sostituire la relazione che sta al fondamento della scuola. Ci manca molto la socialità con i ragazzi, perché non si riesce con questa modalità a trasmettere quello che è proprio la vicinanza anche umana e la comprensione e tutti gli aspetti relativi proprio al rapporto con i ragazzi. Da lunedì, su indicazione del TAR Liguria, le lezioni riprenderanno almeno al 50% in presenza all'interno delle scuole superiori. La richiesta alla politica è che la scuola non venga mai scordata, ma che venga messa al centro delle priorità della politica. Vedremo appunto da lunedì come risponderanno appunto anche il servizio di trasporto della TC eccetera, per venire incontro a questa esigenza che è fortissima. Insegnanti e studenti fanno lezione sotto il comune, un luogo simbolico. È anche una richiesta alla politica in qualche modo. Sì, mi sembrava importante essere qui con loro, ascoltare quelle che sono le loro tematiche, le loro rivendicazioni, in questo modo particolare di dire che è forse appunto il momento di ritornare nelle scuole in presenza. C'è bisogno di ritornare nelle scuole perché l'insegnamento, la didattica, a mio avviso il valore grande è farlo in classe. E al termine dell'incontro una rappresentanza dei manifestanti è stata ricevuta dal presidente della provincia Pierluigi Peracchini proprio per discutere le problematiche legate al rientro a scuola in presenza. Parliamo ancora di scuola, ma questa volta parliamo di strutture, perché sono giunti al termine dopo 10 mesi di lavoro di adeguamento sismico per 1 milione di euro con la scuola che inoltre ha dotato tutte 63 le classi di sofisticate apparecchiature e linee wifi veloce. È l'Istituto Parentuccelli Argelà che inaugura lunedì prossimo 25 gennaio la ripresa delle lezioni in presenza con importanti novità in tema di sicurezza e adeguamento tecnologico. Ce ne parla Sergio Diofili. Dal massimo grado di sicurezza sismica del plesso scolastico ad apparecchiature come webcam e maxi monitor di alta tecnologia installate in ogni aula fino alla messa a punto di una rete wifi affidabile e sicura. L'Istituto Parentuccelli Argelà inaugura lunedì prossimo 25 gennaio la ripresa delle lezioni in presenza, seppur con le limitazioni imposte dalle disposizioni anti-Covid-19. Queste sono due strumentazioni che tutti gli insegnanti stanno appunto utilizzando in questi mesi di didattica a distanza e permettono appunto agli studenti di partecipare a distanza alle lezioni che comunque si svolgono all'interno delle nostre aule. Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza delle aule e degli altri locali scolastici in un complesso che a fine pandemia tornerà ad ospitare oltre 1.300 studenti, 63 classi più una serale, 150 docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. In una situazione così complessa come quella che stiamo vivendo a causa della pandemia, l'Istituto Parentuccelli Argelà sta cercando e ha cercato di dotare tutte le aule per sviluppare e promuovere una didattica digitale integrata veramente efficace. I lavori hanno riguardato l'adeguamento sismico, l'impermeabilizzazione del tetto, l'impianto di riscaldamento, la nuova illuminazione dei corridoi, il sistema di emergenza e sono durati 10 mesi sulla base di un finanziamento di 1 milione di euro stanziato dalla provincia della Spezia.
Inoltre, investendo risorse per quasi 70.000 euro stanziate dal MIUR, tutte le classi sono state dotate di maxi monitor, smart TV, webcam e lavagne. Contemporaneamente abbiamo attivato, e sarà un progetto che si svolgerà nei prossimi 3 mesi, un contratto per la fornitura di una fibra ottica di 100 mega, e questo velocizzerà tantissimo e risolverà moltissimi problemi che negli ultimi mesi si sono presentati per i docenti che lavoravano da casa in didattica a distanza. Si tiene, come di consueto, all'inizio di ogni nuovo anno, dal 18 al 25 gennaio, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, evento ecumenico internazionale che si celebra in tutto il mondo. Un particolare momento di preghiera si terrà anche alla Spezia, nella Cattedrale di Cristo Re, domenica prossima alle 15.30. Ce ne parla Italo Lunghi. Don Francesco, domenica pomeriggio alle 15.30 un momento di preghiera ecumenica per concludere, pur con un giorno di anticipo, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Che cosa succederà? Sì, abbiamo pensato a un appuntamento ecumenico che raccogliesse un po' i due momenti che facevamo normalmente gli altri anni, quello dedicato alla giornata del dialogo con gli ebrei. E quindi avremo alle 15.30 un momento di ascolto di testi del Coelet commentati con leggendo gli scritti del rabbino Momigliano, che ha prodotto per questa occasione proprio sul libro del Coelet, e saranno letti da un rappresentante della comunità ebraica a Spezzina. E poi, al termine di questo primo momento di ascolto, avremo la preghiera ecumenica per l'unità dei cristiani sullo schema che viene utilizzato un po' in tutto il mondo, e durante questo momento di salmi e letture saranno il nostro vescovo e la nuova pastora battista Santa Spada a aiutarci con le loro riflessioni a approfondire un po' il tema che è stato affidato: rimanete nel mio amore e produrrete molto frutto. Ecco, un evento che sarà possibile seguire in presenza nella nostra cattedrale alle 15.30, ma sarà disponibile anche sulla nostra rete. Un contributo importante che... Sì, abbiamo chiesto anche questa possibilità proprio perché diverse comunità sono composte da persone anche anziane che faticano a muoversi, ad uscire, preoccupate anche per la situazione, quindi è una possibilità in più anche di poter seguire questo momento. Quindi attraverso la televisione, ma anche attraverso i siti web, il nostro sito consentirà di vedere lo streaming in diretta dell'evento, così come attraverso i social, il nostro profilo Facebook trasmetterà questo momento così significativo di preghiera per l'unità dei cristiani. Grazie Don Francesco. E ora passiamo all'economia, al Confcommercio, basta prendersela con le imprese, cashback, lotteria degli scontrini, chiusure e aperture senza preavviso, si legge in una nota dell'associazione di categoria, sono iniziative che gravano sulle spalle delle imprese e una gestione scellerata della pandemia non aiutano gli imprenditori e i negozianti, oramai allo stremo. Una lotteria a premi non è di certo il metodo giusto da utilizzare per la lotta all'evasione fiscale, dichiarano i vertici di Confcommercio La Spezia. Quello attuale, proseguono soffermandosi sulle criticità relative al cashback, non era di certo il momento migliore per disincentivare il pagamento tramite contanti. Le commissioni che i titolari delle attività pagano per ogni transazione effettuata con carta o bancomat restano ancora molto elevate. Assurdo, concludono, parlando della gestione della divisione delle regioni, come il passaggio da una zona all'altra venga comunicato all'improvviso. I nostri ristoratori e titolari dei pubblici esercizi sono allo stremo e vivono anche nell'incertezza di scoprire di aprire o chiudere da un giorno all'altro. E ora parliamo di sindacati, delusione da parte dei rappresentanti sindacali all'indomani della visita in arsenale del contrammiraglio rappresentante del comando logistico della Marina Militare. Per CGIL CISL e UIL è grave la indisponibilità della Marina ad ascoltare le istanze del territorio. Vediamo il servizio di Sergio Diofili, il montaggio di Davide Morina. Una grave indisponibilità da parte della Marina ad ascoltare le istanze del territorio.
C'è delusione tra i sindacati all'indomani della visita in arsenale del rappresentante del comando logistico della Marina Militare. C'era infatti attesa per l'arrivo di un contrammiraglio del comando logistico per verificare le problematiche dell'arsenale, scrivono i rappresentanti di Funzione Pubblica CGIL, CIS Funzione Pubblica e UIL Pubblica Amministrazione, ed invece per l'ennesima volta le aspettative sono state interamente deluse. Nessuno ha inteso incontrare i rappresentanti dei lavoratori, con una direzione dell'arsenale dedita esclusivamente ad astruse interpretazioni di norme già codificate in tema di ferie, orario, turni, ma sorda a recepire richiami di chi continua a proporre occasioni di sviluppo produttivo. Una direzione dell'arsenale, continuano, che ha tradito la fiducia di un territorio e che pare aver reciso il filo da sempre alimentato dalle organizzazioni sindacali confederali che lega l'arsenale spezzino alla città. L'incontro era atteso da un'intera comunità, prosegue la nota, che confidava del rilancio di un comparto produttivo attraverso il confronto sugli investimenti necessari per le infrastrutture, sullo stato del piano Brin, sulle aree cedibili, sulla scuola allievi operai e su come questa potesse essere funzionale alle assunzioni. Adesso, oltre a richiamare sull'argomento tutti gli attori istituzionali, compresa la politica, che ha recentemente dato segnali di rinnovata attenzione agli insediamenti della difesa e ai suoi lavoratori, concludono CGIL, CISL e UIL, assumeremo tutte le iniziative necessarie per superare l'indifferenza dell'amministrazione e i suoi tentativi di emarginare i lavoratori affinché arrestino una deriva cui mai il sindacato potrà rassegnarsi. Sostegno alle categorie produttive colpite dalla crisi. E questo è lo scopo della videoconferenza che si è tenuta ieri tra il prefetto della Spezia e i rappresentanti delle categorie produttive. Appunto, durante l'incontro, si legge in una nota, sono state approfondite le problematiche che attualmente coinvolgono l'imprenditoria spezzina e i rappresentanti hanno segnalato l'esigenza di implementare la concessione dei ristori economici e di poter svolgere l'attività lavorativa senza l'alternarsi delle varie fasce di rischio sanitario giallo o arancione. Ciò consentirebbe agli imprenditori di poter programmare le attività stagionali, conclude la nota, legate alle prossime festività pasquali e all'arrivo della bella stagione. Buona la prima per Cavagnaro e Sommariva, la città sembra abbia aver gradito i buoni propositi dei due manager recentemente saliti in plancia rispettivamente alla direzione regionale della, generale dell'ASL 5 e alla presenza dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo Renzo Raffaelli nella consueta rubrica Carte in tavola. Si sono presentati alla città in questi giorni i due manager di fresca nomina, Paolo Cavagnaro e Mario Sommariva. Il primo è chiamato ad amministrare la sanità spezzina come direttore generale dell'ASL, il secondo a guidare il porto come presidente dell'autorità di sistema portuale. Diciamo subito che entrambi hanno trasmesso buone sensazioni alla loro prima uscita. Paolo Cavagnaro, in una lunga intervista concessa a Roberta Della Maggesa della Nazione, ha detto cose importanti e non scontate. Si è impegnato a lavorare da subito per ridurre le carenze di personale medico infermieristico e quella dei posti letto. Ci sono 29 primari da sostituire e il dottor Cavagnaro avvierà subito le procedure per indire i concorsi, ma ha già individuato le priorità che sono pronto soccorso, pediatria, direzione medica di presidio e ginecologia. Ha assicurato che i 120 milioni accantonati per il nuovo ospedale ci sono, anche se qualcosa di quei soldi è già stato speso, e che sul felettino correrà il più velocemente possibile. Nel frattempo saranno effettuati, ha detto Cavagnaro, interventi strutturali sul vecchio ospedale Sant'Andrea. Nell'intervista il nuovo direttore generale ha annunciato iniziative per rilanciare la medicina del territorio con medici di famiglia e pediatri impegnati nelle case della salute, 12 ore al giorno per l'intera settimana. Insomma, Paolo Cavagnaro ha dimostrato di avere le idee chiare su quello che c'è da fare, disposto a interloquire con la città e i sindacati. Una bella svolta, diciamolo, rispetto alla precedente gestione. Anche il presidente del porto ha fatto una buona impressione a tutti. Si è presentato prendendo subito di petto la madre di tutte le questioni del porto, come ha detto lui stesso, cioè la concessione Conship, il terminalista che l'ha avuta per 53 anni a fronte di opere che tarda a realizzare. Opere indispensabili per l'attività dello scalo, ma anche per la città, che aspetta la liberazione di Calata Paita, dove è previsto e finanziato il terminal croceristico.
Sommariva ha ricordato la difficile stagione economica e il calo dei traffici che per Consip ha rappresentato un taglio del 17% nel 2020, ma ha aggiunto, trovando sintonia con il sindaco Peracchini, che quando si modifica un piano industriale nei tempi e negli investimenti è legittimo rivedere anche la durata della concessione. Il nuovo presidente del porto lavorerà per uno scalo più ambientalizzato, per una nuova regia dei servizi nell'interporto di Santo Stefano Magra e perché Spezia possa avere finalmente il suo sommergibile trasformato in museo. Per Cavagnare, Sommariva, insomma, buona la prima. Ora, dopo le parole, aspettiamo i fatti. L'accordo tra Confindustria Nautica e Confindustria La Spezia è stato firmato nei giorni scorsi. Tale accordo, si legge in una nota di Confindustria La Spezia, rappresenta un passo importante sia per le iniziative congiunte che verranno attivate, sia per il ruolo che le parti ambiscono ad avere per il supporto alla realizzazione del progetto del Comune della Spezia e Regione Liguria, denominato Miglio Blu. E ora qualche notizia di servizio. Sono in atto i lavori di risanamento della rete idrica in via del Corso a Sarzana, per cui è stata temporaneamente modificata la viabilità fino al 30 gennaio. Prosegue quindi l'attuazione delle opere previste per il territorio sarzanese dal programmato idrico approvato in sede provinciale lo scorso luglio, dopo una fase di consultazione con gli enti territoriali. Intervento di messa in sicurezza del cavalcavia Scavalco della 12 lungo la strada statale 330 in località Ceparana. I lavori avverranno il 2, il 3 e il 4 febbraio dalle 22 alle 5. A fronte della chiusura notturna della strada statale 330, la provincia della Spezia ha predisposto un percorso alternativo per consentire il mantenimento del traffico ordinario. I lavori del rinnovo dell'impianto di pubblica illuminazione in Valle Garibaldi sono terminati e proseguiranno nel quartiere Umberto I. Il progetto prevede l'installazione di 379 luci a LED che andranno in parte a sostituire quelle esistenti, in parte a implementare l'illuminazione di alcuni percorsi, soprattutto pedonali. In particolare le vie interessate saranno Corso Cavour, illuminazione marciapiedi, Parco, Complesso 2 Giugno, impianti stradali di Viale Garibaldi e via 21esimo Reggimento Fanteria. Parliamo dello Spezia Calcio, seduta mattutina per lo Spezia a Roma, all'Acqua Acetosa, in vista dell'incontro di campionato di sabato contro i Giallo Rossi. Tutti a disposizione, i 29 convocati, ad eccezione dello squalificato Vignali e di Imbalanzola, ancora alle prese con le sedute fisioterapiche. Domani nuova seduta mattutina. Allenamento a Trigoria invece per la Roma di Paolo Fonseca, ai box, oltre allo squalificato Mancini, Mirante, Calafiori, ma anche Pedro e Mkhitaryan sono in dubbio per la sfida contro le Aquile. Roma-Spezia sarà arbitrata da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Per l'ultimo sul fronte mercato sono ere calde per il ritorno di Luca Mora alla SPAL. Contatti in corso per chiudere la trattativa e definire la formula del trasferimento. A Spezia da Ferrara dovrebbe arrivare l'esterno di difesa Dickman classe 96 che in questa stagione ha già totalizzato 16 gare tra Serie B e Coppa Italia realizzando anche un gol e due assist. Per le notizie sullo Spezia e sul campionato di calcio di Serie A da non mancare l'appuntamento di questa sera con Voglia di Spezia in onda su TLS alle 21:30. Si parlerà anche di calcio a mercato con il dirigente Aquilotto Maurizio Felugo. E per questa edizione, questa era davvero l'ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo per la Liguria, e da parte mia, come di consueto, un augurio di buon proseguimento di serata su Teleliguria Sud. Arrivederci. Un saluto a tutti da Marco Fanini di Limet. Nella giornata di domani un'intensa perturbazione interesserà la nostra regione. Sabato ancora variabile, prima di una domenica stabile e soleggiata. Ma andiamo nel dettaglio a vedere le previsioni per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio 2021.
Tra la notte e le prime ore del mattino, piogge sparse sul centro Levante, con quota neve oltre i 1700 metri. Altrove tempo più asciutto, ma non si escludono locali piovaschi. Da metà tarda mattinata e per il resto della giornata, precipitazioni in intensificazione sull'intera regione. Potranno risultare a carattere di rovescio o temporale tra il genovesato orientale ed il Tiguglio. Particolare attenzione alla fusione del manto nevoso, la quale riverserà quantitativi importanti di acqua nei bacini medio-grandi del Levante. Dal tardo pomeriggio quota neve in netto calo fino a 400-500 metri sui versanti padani centro-occidentali. Situazione mutata altrove con piogge a tratti intense. Il vento al mattino sarà moderato o teso da sud-sud-ovest ai lati della regione, debole o al più moderato da nord sul settore centrale. Dal pomeriggio forte o di burrasca da sud-ovest sugli estremi della regione fino a forte da nord sul settore centrale. Il mare sarà da molto mosso ad agitato su tutti i bacini. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. Sulla costa le minime saranno comprese tra i 7 e i 12 gradi, mentre le massime tra i 10 e i 14 gradi. Nelle zone interne le minime saranno comprese tra i 0 e i 6 gradi, mentre le massime tra i più 5 e i 10 gradi. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il sito www.centrometeoligure.com oppure a scaricare la nostra app di Limet.